Non so voi, ma a me capita frequentemente di dover scansionare dei documenti cartacei e inviarli digitalmente, magari attraverso la mia casella di posta elettronica e magari anche di farci un'elaborazione sopra. Purtroppo questo avviene anche nei momenti più disparati, non necessariamente quando sono in ufficio, ma magari anche quando sono per strada. Bene, con Acrobat DC nella sua edizione per mobile abbiamo una funzione veramente molto utile che vi permette rapidamente e in maniera molto efficace di scansionare al volo, quindi rapidissimamente, dei documenti cartacei, come per esempio, che so, scontrini fiscali o altri documenti di vario genere, e trasformarli in documenti digitali che possono essere poi elaborati. Vediamo questo esempio. Sulla mia scrivania in questo istante si trovano una serie di documenti. Bene, io lancio adesso Acrobat DC e nelle funzionalità che ho a disposizione, parlo naturalmente di Acrobat DC nella sua edizione per mobile, in questo caso sul mio iPhone, ho la funzione scansione. Ecco qua, quindi utilizzando la fotocamera del mio iPhone vedete che io sto inquadrando i documenti che ho disposto in maniera del tutto casuale sulla mia scrivania. Notate che nell'istante in cui io mi avvicino a uno di questi documenti, automaticamente Acrobat DC ne individua i contorni e quindi mi permette di scansionare esclusivamente il documento, quindi escludendo tutto quello che non mi interessa. In questo momento, quindi, lo dice lui stesso, è pronto per acquisire. Faccio semplicemente quindi un tocco sul pulsante di scatto e sono pronto istantaneamente per acquisire il documento successivo. Qualora ci sia la necessità, lo vedete che Acrobat DC mi indica per esempio di avvicinarmi maggiormente, quindi mi guida proprio a fare l'acquisizione nella maniera più corretta possibile. In questo caso acquisisco ulteriormente anche questo documento e notate che non mi preoccupo neanche di mettere in asse o in squadra particolarmente in maniera attenta il documento perché sarà comunque un po' la magia di Photoshop che è insita all'interno di Acrobat DC per mobile a fare questo tipo di operazione. Bene, sono pronto per acquisire il documento, ecco che i documenti sono acquisiti. Benissimo. Bene, adesso vediamoli. Eccoli qua, guardate, veramente in maniera notevolissima i documenti sono stati acquisiti, come vedete anche applicando anche un effetto di maggiore luminosità e contrasto per rendere il documento assolutamente ben leggibile. Ma ahimè, diciamo questo non mi basta, non mi basta inviare questi documenti adesso per email, ma in particolare questo documento ha bisogno di essere elaborato da parte mia in maniera ulteriore. In questo caso ci devo apporre per esempio la mia firma e anche luogo e data della mia firma. Bene, fatto questo, gli dico semplicemente salva in PDF e condivido adesso questo unico PDF composto da questi tre documenti con che cosa? Con un'altra applicazione che è Adobe Fill and Sign, che sappiamo essere l'applicazione complementare sempre per mobile, che mi permette di compilare con i miei dati anagrafici o altre informazioni qualsiasi documento. In questo caso mi posiziono su questo voucher e qui vogliamo per esempio inserire data, luogo e la mia firma. Per fare questo, i miei dati anagrafici sono già presenti, grazie ai servizi sulla cloud, anche su Adobe Fill and Sign, così come su qualsiasi altro tipo di dispositivo in cui io possa associare il mio account di Document Cloud. Bene, in questo caso gli dico che sono Alberto Comper, mettiamo anche in questo caso Agrate Brianza, che è il luogo dove lavoro, mettiamo anche la data odierna, quindi sono tutte informazioni immediatamente disponibili che manco devo stare quindi a digitare. E adesso applichiamo la mia firma. Ecco qua, abbiamo come vedete già una firma autografa che io ho già realizzato, ma vi faccio vedere che posso anche crearne un ex novo. Gli dico quindi crea firma, dato che stiamo utilizzando un dispositivo touch come un iPhone, perché non utilizzare proprio questa sua facoltà per in questo caso applicare semplicemente una mia firma autografa come sto facendo adesso. Ecco fatto, quindi ingrandiamo così vediamo un po' meglio. E posizioniamo la mia firma autografa della grandezza che vogliamo, esattamente dove vogliamo. Possiamo mettere la firma autografa come pure anche semplicemente le iniziali. Bene, ho finito. Quindi fatto questo, gli dico buon fine e adesso, per esempio, questo documento potrei semplicemente condividerlo attraverso la mia casella di posta elettronica direttamente utilizzando il client di posta elettronica che ho sul mio iPhone e dire semplicemente invia. Come
Come vedete, è un processo incredibilmente veloce, efficace e soprattutto realizzabile in qualsiasi istante utilizzando esclusivamente il vostro smartphone che con tutta probabilità vi portate sempre appresso e che quindi è sempre immediatamente disponibile per fare queste operazioni senza dover aspettare magari di tornare per forza in ufficio a utilizzare uno scanner d'ufficio o altro.